stiamo cercando di andare a verificare quelli che sono stati i numerosi lavori condotti dall'edilizia scolastica. Devo ringraziare molto i dirigenti, tutti coloro che hanno svolto in pochi mesi, perché si parla di 2 o 3 mesi, moltissimi lavori necessari per la ripartenza in sicurezza dei nostri studenti e nelle nostre scuole. Ma allo stesso tempo stiamo guardando al futuro, in quanto abbiamo una progettazione importante che sicuramente vede in focus su il Barrocchio, questa zona nella quale già sono presenti delle istituzioni scolastiche, ma la possibilità di realizzare davvero un campus dove poter inserire nuove strutture, dove realizzare un campus per gli studenti delle scuole superiori, con tutti i comfort, ma anche un occhio allo sport, così importante per gli studenti, anche un auditorium nel quale poter realizzare degli spettacoli teatrali per loro, così importante insomma per la loro crescita. E quindi siamo qui diciamo, nell'idea di progettare tutto questo grazie ai fondi del Recovery Fund che stiamo gestendo nella prospettiva per una città che deve crescere, che deve sapersi vedere fra 10 anni come minimo, e quindi abbiamo la necessità proprio di lavorare per i nostri studenti in prospettiva di questo, di un Piemonte, un motore pulsante, e perché i nostri ragazzi possano essere all'altezza, le strutture di conseguenza dove loro andranno a studiare all'altezza di quello che sarà il futuro dei nostri studenti.